grazie davvero a Pap. Io e Pap siamo... Grazie. Io e Pap siamo amici da tanto tempo, spesso ci litighiamo, ci pigliamo, ce ne diciamo dietro di tutti i colori, però Pap ha la capacità di farci, anche attraverso la musica, capire che l'Africa è un continente con cui dobbiamo interloquire, che non possiamo fare a meno di amare e di conoscere. Lo ringrazio per questa sua presenza, lo ringrazio per quello, ormai Pap chiama l'Africa, stiamo facendo un cammino insieme fondamentalmente, da dieci anni ci conosciamo e lavoriamo insieme. E il bello di questo è proprio che questo non ci impedisce ogni tanto anche di litigare, ma nello stesso tempo nei rapporti umani le cose, quando c'è la stima reciproca, c'è l'amicizia, c'è la competenza, non si può non essere amici. Grazie davvero, Papa. Vorrei cominciare questa prima parte del pomeriggio allora con Madame Ginda e Colette, Madame Kitoga, dando prima, vorrei lasciare per ultima Colette, che porta più un'esperienza di vita, dando prima la parola a Madame Hélène Ginda. Io vi racconto un attimo come l'ho conosciuta e il perché l'abbiamo richiamata. L'anno scorso, facendo il convegno di Chiama l'Africa, avevamo deciso di non fare, come facevamo tutti gli altri anni, la messa il sabato sera per chi voleva partecipare. Parlavamo delle donne, il tema dello scorso anno era l'Africa in piedi con il volto di donna. Io mi sono rivolto a degli amici che lavorano in Africa, che sono africani, eccetera, dicendo: mi piacerebbe una donna teologa che venga a parlarci, a vedere, fare un discorso al femminile, però partendo dalla teologia. E l'avevamo giustamente, a mio avviso, messo al momento in cui normalmente negli altri convegni facevamo il momento di preghiera. Ho chiesto in giro varie cose, finalmente mi hanno dato tante indicazioni, però molti, e devo dirvi soprattutto alcuni missionari cattolici e gente che se ne intende di teologia, mi hanno detto: c'è una teologa protestante camerunese che lavora al centro ecumenico a Ginevra, che è una specialista di queste cose e potrebbe fare un intervento. E sono stati molti che mi hanno indicato il suo nome. Io non la conoscevo, le ho scritto, non so, le ho telefonato, adesso non mi ricordo come sia. Lei è venuta molto volentieri, ha avuto dei problemi di visto, come al solito, sapete, io non lo so, quando uno ha la pelle nera gli si rendono difficili sempre tutti i problemi, tutte le cose, come stamattina per esempio. Ma ha avuto dei problemi di vista, però però è venuta. E devo dirvi che io mi aspettavo tutto un altro intervento da lei, nel senso che mi aspettavo un intervento, uno quando parla di teologi ha sempre l'impressione che sia, chissà, cose che vengono dall'aldilà, robe di questo genere. Invece lei ha fatto un intervento estremamente duro, duro dal punto di vista femminile, eccetera, denunciando il maschilismo in maniera molto forte, parlando di fallocrazia in Africa, dicendo che in Africa il gallo deve smettere di cantare, fondamentalmente. Ed è stato un intervento che ci ha scioccato un po' tutti, ma un intervento che ci ha fatto riflettere, penso. È per quello che ho voluto richiamarla in questo incontro qui, per tutt'altra cosa. Però le ho detto: facci una lettura teologica della speranza. A partire dalla teologia, che speranza possono avere i giovani, le donne, la gente dell'Africa? E sono sicuro davvero che Hélène, che è una donna, prima che una studiosa, è una donna, è una persona che lo si vede nei rapporti, eccetera, ci saprà dare una testimonianza e una lezione estremamente interessante. La ringrazio della sua presenza, davvero, cordialmente, eccetera, e le do la parola. Gracias. Merci beaucoup.
de cette présentation. Je me sens un peu, peut-être qu'il a trop parlé du bien de moi, je ne sais pas si c'est, si c'est ça. Et surtout, j'étais un peu étonnée que ce soit les catholiques qui me recommandent pour la conférence qui a eu lieu l'année passée. Parce que moi, je suis une protestante et une presbytérienne de tradition. Et je me suis beaucoup réjouie. Mais ce n'était pas la première fois. J'ai été invitée par les catholiques au Canada en 2001, la congrégation des frères de la Consolata, lorsqu'ils fêtaient 100 ans de mission en Afrique. Je ne fais que remercier Chiama l'Africa pour son initiative de chercher à montrer une autre Afrique, cette Afrique qui se bat, cette Afrique qui doit se faire aimer partout, cette Afrique qui fait partie de ce monde. C'est vraiment une mission noble, et surtout lorsqu'on le fait avec un fondement spirituel. Je dis merci et que Dieu continue à soutenir vos efforts pour qu'enfin on puisse voir une autre Afrique en Occident. J'ai été très, très, très contente quand j'ai reçu le coup de téléphone de Edionio il y a un mois, moins d'un mois, je ne sais pas. J'étais en train de me préparer pour aller en mission en Afrique. Je me suis dit, ah, encore qui aime l'Afrique. Et comme je me suis assigné la mission de toujours répondre quand cela est possible, quand il s'agit de l'Afrique, j'ai dit, mais pourquoi pas? Bien que je vais revenir un jour avant d'arriver à Ancona, je crois que je serai contente d'être parmi les frères et sœurs à Ancona pour continuer à réfléchir sur les questions qui concernent l'Afrique et le monde. Donc, merci Edionio. Ton coup de fil m'a rappelé beaucoup de choses et je me suis resituée vraiment dans la conférence de l'année passée. Ceci dit, le sujet de cette année m'a paru un peu bizarre. Ça m'a paru bizarre parce que les questions de la jeunesse africaine inquiètent l'Afrique elle-même. Inquiète aussi le monde. Cela m'a paru bizarre aussi parce que c'est une préoccupation qui est réelle aujourd'hui et qui ne concerne pas seulement les jeunes, mais qui concerne tout un continent qui cherche à être à l'intérieur du monde. Je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais dire. Je n'ai pas eu le temps de préparer un discours très musclé. Mais je me suis dit, je pars de mon expérience de travail en Afrique, parce que je travaille avec 28 pays en Afrique, et je travaille avec des jeunes comme avec des vieux, comme avec des pas très vieux et des très, très vieux. Je me suis dit, je pars de là. Je pars aussi des efforts que l'Union africaine est en train de faire en matière de politique par rapport à la jeunesse africaine. Je me suis dit, après avoir peut-être partagé avec vous ce qui me semble être la situation des jeunes aujourd'hui en Afrique, je vais interroger la Bible pour que la Bible nous dise quels sont vraiment les repères spirituels qui peuvent nous permettre aujourd'hui de maintenir cette espérance lorsqu'on voit les jeunes vivre en Afrique et ailleurs. Et je me suis dit, quelle théologie peut être un espoir et porter cet espoir pour que les jeunes et les pas jeunes, pour que tout ce continent qui est l'Afrique garde cette espérance-là. Et vous savez, les jeunes représentent plus de 60% de la population en Afrique. Et partant de ce fait, les jeunes de l'Afrique sont vraiment l'avenir de notre continent. Et même l'avenir du monde, pourquoi pas? Et ces jeunes ont droit au futur. Comme je l'ai dit, cette jeunesse chez nous, telle que je la rencontre dans mes voyages, beaucoup sont désorientés. Désorientés par le système d'éducation que nous avons. D'autres sont démoralisés, démoralisés par les politiques que nous avons chez nous, et je dirais même
démoralisée parce que le père Engelbert vient à appeler la paupérisation anthropologique, c'est-à-dire qui ne touche pas seulement le matériel, l'aspect économique des jeunes, mais qui touche l'être, la dignité des jeunes quant à leur capacité d'avoir un génie créateur qui peut contribuer à faire naître une autre Afrique. Ces jeunes-là sont souvent démoralisés parce qu'ils vivent dans une paupérisation anthropologique. Ces jeunes sont exploités. On connaît bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest avec ces plantations où les jeunes, les plus jeunes, sont les grands travailleurs. On connaît aussi ces jeunes qui ont servi des grands guerriers et on a rendu ces jeunes des soldats. On connaît aussi ces jeunes qui appartiennent aussi au parti qui gouverne et qui joue souvent un rôle au sein des universités, un rôle qui ne dit jamais son nom. On connaît ces jeunes qui sont exploités malgré eux. On connaît ces jeunes qui sont martyrisés. On connaît ces jeunes qui sont opprimés par les pouvoirs politiques lorsqu'ils veulent poser des questions réelles qu'ils vivent dans leur communauté, lorsqu'ils veulent s'organiser au sein des universités pour essayer de penser et agir en même temps. On connaît leur oppression. Oui, nombreux n'imaginent pas qu'ils ont un avenir par rapport à cette réalité dans laquelle ils et elles vivent. Mais en même temps, ils aspirent à une nouvelle vie. Ils aspirent à une autre vie. Et c'est pour ça qu'ils ont le droit de se chercher, comme on dit au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on dit « Ah, je suis parti en Bengue pour me chercher. » C'est-à-dire, je suis parti à l'Occident pour une autre vie que celle dont je venais de décrire. Et ils ont ce droit à la mobilité. Parce que nous croyons, quand Dieu a créé ce monde, il ne l'a pas créé en limitant géographiquement les frontières. Dieu a créé le monde. Et il a mis l'homme, l'être humain, pour que ce monde-là soit un monde à son image, à son amour, aux êtres qu'il a créés. Et à partir de là que les jeunes se disent, si je ne trouve pas ce dont je rêve ici, pourquoi ne pas aller chercher ailleurs? Mais malheureusement, cet ailleurs-là, c'est barricade de jour en jour. Malheureusement, plus cet ailleurs se barricade, plus le génie créateur invente d'autres solutions pour faire partie de ce monde. C'est une triste vérité, mais c'est vrai. Quand je regarde cette réalité, cette situation de jeunes, j'aimerais, pour cette réflexion, rien que prendre le domaine de l'éducation. Et je prendrai ce domaine de l'éducation au niveau universitaire. Et cela me rappelle un livre que j'ai lu, Tiek Amidou Kan, L'aventure ambiguë, où il se demandait, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'envoyer nos enfants à l'école des Blancs? C'était une question très profonde. Une question qui est encore posée aujourd'hui lorsqu'on voit les systèmes éducatifs de nos pays en Afrique. Nous ne pouvons pas le nier. On a un héritage, une histoire. Mais cela dépend de la manière avec laquelle nous l'exploitons. On a été éduqués par l'Occident. On est parti à partir de leur schéma, leur manière de penser et d'agir. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il faudra revoir cette éducation-là à ce niveau universitaire. Et pour cela, je vais prendre la démarche d'un des maîtres penseurs occidentaux, le philosophe Kant. Et voilà de quelle belle manière nous pouvons utiliser le savoir occidental pour pouvoir nous retrouver nous-mêmes dans notre réalité. Kant s'était posé trois grandes interrogations. Et c'était des interrogations pertinentes dans sa démarche, dans une démarche universitaire stricte. Que dois-je connaître? Qu'est-ce que je dois connaître?
La deuxième question, qu'est-ce que je dois faire de cette connaissance? La troisième question, qu'est-ce que je dois espérer? Je crois que cette démarche aussi nous permet d'avoir une idée claire de la situation des jeunes aujourd'hui par rapport à l'éducation qu'ils reçoivent au niveau universitaire. Qu'est-ce que je dois connaître? Je dois connaître ce que mes perroquets professeurs et mes perroquets étudiants, je parle en étant dans les deux positions. Le perroquet professeur ne fait que transmettre ce qu'il a reçu. Le perroquet étudiant ne fait que répéter. Donc, ces étudiants ont une telle forte somme de connaissances, parfois, ils ne savent même pas quoi en faire. Et on voit à la fin de la formation universitaire des étudiants avec de grands diplômes qui leur donnent une illusion d'un passeport, d'un visa dans la vie active, qui leur donnent un passeport, un visa pour travailler à la fonction publique, qui leur donnent un passeport, un visa pour avoir un grand costume, une grande voiture, qui leur donnent un visa, un passeport pour être quelqu'un de distingué parce que j'ai une maîtrise, parce que j'ai une licence, soit en histoire, soit en philosophie, soit en politique, soit en n'importe quelle discipline académique. Oui, nous voyons toutes ces connaissances que nous amassons dans nos universités, mais à quoi servent ces connaissances dans la vie pratique? Comment les étudiants, face à leurs problèmes, peuvent entreprendre des actions pratiques pour que ces connaissances soient des connaissances qui engagent dans une dynamique d'action? Et c'est là encore que je vais citer Cheikh Hamidou Kan qui dit « Est-ce que ça valait vraiment la peine ?» Et c'est chacun et chacune qui va répondre à cette question, pas moi. Je voudrais simplement dire que ces connaissances acquises sont simplement du point de vue théorique, ce ne sont pas pratiques, dont les jeunes ont besoin de mettre en action, de répondre aux questions qui les concernent, pas seulement en théorie, mais aussi dans la pratique. Et c'est là où cette formation que nous continuons à donner et que nous recevons fait problème. Donc, il manque des actions qui permettent de transformer leur propre situation et la situation dans leur pays respectif. Et ce qui nous amène, quoi faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire dans cette situation, moi qui suis jeune, qui suis dans une situation telle que nous l'avons décrite? Comment faire pour mettre en action, dans un sens de la maîtrise de la réalité qui est en face de nous, pour que je me sente une personne qui contribue à améliorer sa propre condition de vie et qui fait partie d'une société? Mais dans cette situation, ce n'est pas facile. C'est là où on pose la question d'espoir. C'est là où on pose la question du futur des jeunes. Parce qu'ils se trouvent dans une logique de l'œuf et du poussin. Oui, cette formation que ces jeunes reçoivent aujourd'hui dans nos universités, et je vous assure, il y en a en Afrique en ce moment. Je ne sais pas d'où ce virus vient. Il y a des universités protestantes, des universités catholiques, des universités d'État, des universités évangéliques, des universités... Ça commence à être comme des salons de coiffure dans le temps en Afrique. Dans chaque petit village, tu vas trouver une université. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces universités? Pourquoi ce savoir ne permet pas à ce jeune, une fois sorti de là, qu'il soit vraiment des agents de transformation? C'est là où on se pose, n'est-ce pas, de cette connaissance, de cette manière d'éduquer que nous avons reçue de cet héritage colonial. Et on n'arrive pas à se regarder vraiment et arrêter un moment nos systèmes éducatifs pour qu'on s'interroge en profondeur. Mais alors, ce qui crée l'espérance pour ces jeunes, c'est ailleurs que dans les universités. Il y a des églises maintenant en Afrique qui naissent tous les jours. Je vois que chaque maison en Afrique a une église et une dénomination différente. Et ça vient du protestantisme. Chaque maison. Il y a tellement ces églisettes qui naissent partout et qui les font croire que prier, 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 prier. Hein? Comme on dit chez moi au Cameroun, assieds-toi, Dieu te pousse. Hein?
tu t'assois, ah, moi je m'assois, Dieu me pousse. Donc ces églises leur disent, priez, priez, priez. Et ça rend ces jeunes imbéciles. Ça leur rend, ça annihile leur capacité de penser et de voir les réalités. Je ne dis pas que prier est mauvais. Jésus-Christ a dit prier sans cesse. Mais dans ce contexte, est-ce qu'il faut prier sans cesse, s'asseoir et que Dieu pousse? C'est la question que je pose aux jeunes. Quand on les voit le dimanche, elles chantent d'une manière merveilleuse. Mais après avoir chanté, quoi? Comment ces églises n'arrivent pas à transformer leur situation? Voilà les choses qui les attirent. Voilà là où ils ont une fausse espérance qu'ils vont résoudre leurs problèmes. Un autre lieu qui les attire, c'est les feuilletons à la télévision. Parce que je prends l'exemple du Cameroun parce que c'est de là où je suis née. Il y a des feuilletons latino-américains qui viennent du Brésil, américains, de l'Occident, où ils montrent un monde où il est facile à vivre, où ils montrent un monde où tout est joli, où ils montrent un monde où il faut rêver, où ils montrent un monde que par la ruse, par chance, par n'importe quoi, tu peux arriver là, hein? Comme il y avait avant au Cameroun, Santa Barbara. Vous voyez? Donc, tous ces feuilletons les font rêver. Tous ces feuilletons leur donnent l'illusion d'une espérance qu'ils n'atteindront jamais. Mais en fait, c'est là où ils se nourrissent pour cultiver leurs rêves et leur futur. Il y a aussi un autre lieu, et là nous le connaissons, nos chanteurs là, les musiciens, hein? Quand ils chantent, peuvent chanter de tout pour la plupart, les ndombolo, des hein, balater et toutes ces musiques qui ne font que la promotion du ventre et du bas-ventre. La tête n'y est plus. Et ces jeunes, quand tu les vois, ils sont tous champions de ndombolo, de balater, je ne sais pas quoi, quelle est la danse qui est maintenant en Côte d'Ivoire? Coupé, décalé. Ils perdent tout leur temps. Et c'est pour ça qu'on voit des jeunes universitaires. Ils conduisent ce qu'on appelle au Bénin, hein, les émédiants. Ils conduisent les motos, ils conduisent les taxis. Ils conduisent, ils n'ont plus le temps de penser profondément ce qu'ils peuvent faire de les connaissances qu'ils ont acquises. Vous voyez, ces musiciens-là hein, sont vraiment des vrais dangers pour la jeunesse. Mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont à la recherche d'un lieu, des repères qui peuvent les permettre de rebondir et penser à l'avenir autrement. Mais alors, le dernier que je noterai, c'est que nous appelons chez nous un autre lieu de rêve, c'est les Mbengis, c'est-à-dire les frères et sœurs qui vivent à l'étranger. Lorsque ses frères et sœurs rentrent au pays, même si celui-là est seulement gardien de nous, balaye les rues, n'importe où ici en Europe, il va rentrer avec un costume. Vous savez, tous les clichés de quelqu'un qui est devenu autre chose. Tous les clichés de quelqu'un qui est devenu comme cela, là où il habite. Donc, tous ces clichés, et surtout que ceux qui sont là-bas essaient d'envoyer des miettes. Hein? Des miettes, Dieu seul sait. Quelle gymnastique par rapport au niveau de vie ici. Mais ils continuent à envoyer des miettes là-bas. Alors, quand eux, ils sont là-bas, ils se disent, « Ah, mieux vaut mourir dans l'eau. » Ça, je vais aussi en Benguin. Je vais en Europe. Je vais me chercher, comme j'ai commencé à le dire. Voici des lieux, des milieux qui nourrissent une fausse espérance à notre jeunesse. Il est donc urgent aujourd'hui en Afrique de repenser vraiment à nouveau frais l'éducation de nos jeunes, l'éducation de nos enfants. Je suis contente parce que je vois quelques têtes africaines là, vous direz ça à vos parents. Parce que ce message ne s'adresse pas directement aux gens qui sont plus nombreux dans la salle. Mais ça, ce message leur est aussi adressé. Parce que c'est des gens qui ont accepté faire chemin avec nous pour qu'on fasse naître une autre Afrique. Pour que la jeunesse africaine soit une jeunesse qui pense qu'il faut mieux se battre, peut-être, à la terre de nos ancêtres, parce que c'est là le lieu de notre espérance. Et quand j'interroge la Bible, j'ai eu deux textes, je peux avoir de l'eau, merci. J'ai eu deux textes qui m'ont inspiré. Ces textes m'ont inspiré par rapport à l'émergence de la situation aujourd'hui et de la jeunesse. J'aimerais quand même noter, je l'ai signalé, mais sans rien dire, les efforts des pays africains
en matière de développement des politiques. En 2006, l'Union africaine a adopté une charte de la jeunesse africaine. N'est-ce pas, c'est déjà bien? Hein? Que les chefs d'État se sont réunis et ont eu sur leur agenda la jeunesse africaine. Et ils ont adopté une charte. C'est bien beau les papiers, n'est-ce pas? Blanc sur noir ou en couleur. Mais encore faut-il maintenant que cette charte-là soit signée par ces États membres de l'Union africaine et ratifiée pour que cette charte devienne une charte qui sera un guide dans la politique de développement des programmes pour les jeunes. Et je dis encore, c'est un rêve. C'est un rêve, mais on est permis d'avoir des utopies dans la vie. Et c'est pour cela que le texte que j'ai choisi, le texte d'Agé, je crois le verset 1 de 5 à 6, je sais, on n'a pas une Bible là, mais je l'ai écrit quelque part. Je vais juste lire. Hein. Ce premier texte, Agé, le prophète Agé, chapitre 1, 5 à 6, réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Vous avez semé beaucoup, mais peu récolté. Vous mangez sans vous rassasier. Vous buvez, mais sans être gai. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le gain du salarié va dans une bourse trouée. Voilà le message que le prophète Agé envoie aux jeunes de l'Afrique et à l'Afrique tout entière. Le deuxième texte qui m'a inspiré dans cette réflexion, c'est le texte de Jean 3, 3. Et là, celui qui a écrit Jean 3, 3 dit que Jésus a parlé et Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le premier texte d'Agé, le prophète interpelle le peuple de son temps dans sa capacité de réflexion. Il met en lumière le décalage entre les efforts que le peuple a fournis et les maigres résultats auxquels il a abouti. Le prophète explique à son peuple que son malheur en tant que peuple est dû au mauvais usage de sa raison dans la manière de fixer ses priorités et sa vision du monde. Je ne pense pas que c'était pour démoraliser ce peuple, mais c'était plutôt pour que ce peuple ait un nouveau chemin, un nouveau départ, pour que ce peuple donne un autre sens à son existence en tant que peuple. Et je crois aujourd'hui, le prophète Agé s'adresse à nous, jeunes d'Afrique, à nous, l'Afrique, à nous, les amis de l'Afrique. Et c'est ce nouveau départ dont on parle lorsqu'on relit ce texte quand Jésus a répondu et il a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et moi, je dirais, si l'Afrique ne naît de nouveau, elle ne peut pas se construire concrètement. Elle ne peut pas construire son avenir, encore moins le futur de sa jeunesse. Christ dit aux jeunes africains et africaines, Christ dit à l'Afrique de ne pas s'enfermer dans les tombeaux de nos cataclysmes.
mais plutôt d'en sortir et faire naître une autre Afrique. Une Afrique avec le Christ ressuscité. Merci. La ringrazio di questa riflessione teologica estremamente chiara, anche estremamente forte. È naturale che questa è rivolta ai giovani africani, è rivolta all'Africa, ma è rivolta un po' a tutti noi. Forse il nostro modo di vedere le cose, le prospettive che ci vengono date anche nella nostra vita, sono prospettive false. Per che cosa impariamo? Per che cosa lavoriamo? Per che cosa viviamo? Quali sono gli obiettivi della vita? Quali sono gli obiettivi del mondo? Beh, forse se guardiamo il mondo, forse saremo capaci anche di essere un po' diversi e di sapere, cerco di fare una riflessione che riguarda soprattutto noi, di sapere guardare le prospettive, le illusioni, le luci colorate che ci vengono messe davanti, come molto spesso alienanti, sono ben altre le cose per cui lavorare, per cui agire, su cui sperare. Ecco, fondamentalmente a tutti noi è rivolto questo appello: se non nasciamo di nuovo e non abbiamo occhi nuovi per guardare attorno, forse non riusciamo a capire la vita. E l'Africa, ancora una volta, ci può insegnare questo. Grazie, Madame Hélène. Ho lasciato per ultima Colette Kitoga, o meglio, mi scusi, la dottoressa Colette Kitoga. Colette è una donna particolare, è venuta qui in Italia, si è laureata in medicina, aveva delle proposte di lavoro anche qui, poi ha deciso di tornare in Africa e di spendere la sua professionalità in Africa. Prima nel Kivu, da cui viene, di Kamituga, mi pare, quelle zone lì. Poi adesso, pur mantenendo le relazioni col Kivu, nella zona di Kinshasa. La sua attività è un'attività sanitaria e quindi ha a che fare con le malattie, con i ragazzi, soprattutto dei ragazzi e dei bambini che hanno dei problemi di salute. E probabilmente da questo angolo, da questo punto di vista, vede il Congo, vede il mondo in maniera che parte, cioè parte da questa sua esperienza. Ed è difficile, penso, interpellare la speranza a partire dalla sofferenza, perché fondamentalmente un medico si scontra con la sofferenza. L'ho voluta lasciare per ultimo proprio perché le chiedo un compito difficile, quello di partire da una sofferenza, da dei dati che non sono senz'altro dati positivi, da dei drammi che continuamente, col quale continuamente si scontra, per lanciarci un messaggio di speranza. Ne abbiamo bisogno noi e per questo ti ringraziamo per quello che ci dirai. Le do la parola. Buonasera a tutti. Io devo ringraziare chi ama l'Africa, e specialmente Melandri, che mi coglie sempre all'ultimo momento. E mi causa delle cose come quelle che avete visto stamattina, perché devo cambiare orari, diari, eccetera. Comunque sono abituata a questo. Partendo da questo, comincio con chiarire un po' una cosa, perché, mi scuso, parlo in italiano, almeno così siete contenti? Sì. Benissimo. Anche se ogni tanto passo dall'italiano al francese, non fateci caso. A Bukavu non sanno più dove rintracciarmi, come hanno fatto la questura di Roma e gli altri, hanno mandato un messaggio per rintracciarmi ad Ancona. Così vivo pure in Congo. Ho studiato in Italia, sono venuta all'età di 14 anni
quindi sono cresciuta in Italia, in Calabria, ma l'ultimo anno del liceo l'ho fatto a Roma, dove poi ho cominciato l'università e mi sono laureata in medicina all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Da lì sono passata in Francia per un anno, ho fatto la ginecologia ostetrica, però non mi piaceva, vi dico la verità. Poi sono passata in Svizzera, dove ho fatto gli studi dello sviluppo. Però mi chiedevo a che cosa mi servissero questi studi. Una volta rientrata in Africa, non è che ci sia stato qualcuno ad impormi il rientro. Io da piccola ero venuta in Italia con una decisione, quello di rientrare ad aiutare la mia gente, perché, come diceva Eugenio, ho vissuto dei drammi, o precisamente la gente che sto accompagnando ha vissuto dei drammi terribili. Ma io pure da piccola ho vissuto un dramma che mi ha spinto a fare la medicina. Difatti da piccola non avevo mai visto un medico. Vedevo degli agenti che non so definire se erano infermieri o meno, che venivano a fare le vaccinazioni, campagne di vaccinazione. E una delle mie sorelline, prima che io cominciassi la scuola elementare, morì di morbillo. E vi dico che fino ad oggi, se c'è, il mio gran nemico è il morbillo, perché quando l'epidemia di morbillo arriva, io tremo, perché muoiono tanti di quei bambini e anche dei giovani, che mi sento, dopo tanti anni, sono ancora impotente a combattere quel nemico. E quando morì la mia sorellina, io dissi ai miei genitori, diventerò medico, perché se fossi stato medico, mia sorella non sarebbe morta. Per cui, venendo in Italia, io dissi, vado in Italia a fare medicina, però devo rientrare, perché devo combattere il nemico morbillo. Però purtroppo, come vi dico, non sono ancora riuscito a combattere il nemico e temo che sia il nemico che può combattermi e spero però che non mi abbatterà. Sono tornata e ho cominciato a lavorare in un ospedale dello Stato. Volevo andare a lavorare in campagna perché io sono nata in campagna e non vedevo perché dovevo rimanere in città, che era un lusso per me, quando la gente che mi ha dato alla luce stava e continuava ancora a soffrire in campagna. I superiori si sono rifiutati. Però qualche anno dopo, quando mi hanno voluto mandare dove non volevo, io ho detto, anche voi avete fatto medicina, andateci da soli. Volevo andare in un punto, non mi avete lasciato fare. Solo che durante tutti quegli anni, io che non amavo tanto la ginecologia e l'ostetricia, che cosa ebbi come primo impatto all'arrivo? Sono prima donna medico nella provincia di Sud Kivu. E quando le donne mi videro a Bukavu, dissero, noi non vogliamo più essere toccati dai signori medici uomini. Abbiamo il nostro medico donna. E fui condannata a lavorare come ginecologa e ostetrica. Da una parte era bello per me, perché vedere nascere ogni giorno quelle nuove creature mi dava molto da pensare. E mi sono chiesta molte volte da dove veniamo e dove andiamo. E non ho ancora avuto la risposta, anche se la fede mi spinge sempre a dare una risposta, però che non riesce a soddisfarmi. Solo che in ospedale ricevevo anche delle donne che venivano dalle campagne e venivano quando era difficile partorire in casa. Arrivavano troppo tardi in ospedale perché non erano seguite durante la gravidanza e venivano a morire, non a partorire.
e io rimanevo con i piccoli neonati a cui non sapevo che fare. A quell'epoca l'AIDS non era ancora diffusa, non era ancora diffuso, e quindi io facevo allattare i bambini da tutte le mamme che partorivano. Quindi un bambino poteva ricevere il latte di 20 donne. Però anche lì fui accusata, perché in Congo, come ha detto Pierre stamattina, non solo gli insegnanti hanno dei problemi seri, ma anche i medici. Anzi, dirò che siamo stati noi medici, con lo sciopero di 3 anni a Bukavu, a cominciare proprio a farsi pagare dai malati. Cioè quello che il malato paga viene considerato come entrata nelle casse dell'ospedale. E poi dividiamo un po' per pagare il personale, un po' per pagare le medicine e un po' per gli altri bisogni. Perché in 3 giorni abbiamo registrato più morti di quanto non abbiamo mai visto quando abbiamo cominciato a lavorare a Bukavu. E ci siamo detti, mai più i medici del Sud Kivu faranno lo sciopero, perché abbiamo ancora quei morti sulla nostra coscienza. Quindi i medici non hanno stipendio, ed è una vergogna. Io che non ero abituato a vedere i soldi alla Cattolica dove ho studiato, vedevo all'epoca a Gemelli i medici che pensavano soltanto ai malati, anche se oggi i malati sono diventati anche lì un numero. E quello mi ha scandalizzato e mi ha traumatizzato un po'. Arrivo lì e vedo tutti quanti, dagli occhi miei da italiana, vedo che tutti erano poveri. Per cui non chiedevo niente. Bastava che tu arrivassi da me, eri curata gratuitamente. Fui punita perché non facevo entrare i soldi nella cassa. E alla fine del mese non avevo niente, ed era anche giusto, perché giocavo così quello che dovevo ricevere. Però mi sono vista che andavo verso la morte, per cui ho cominciato a scrivere agli amici in Italia che mi mandavano alla fine del mese un qualche cosa per mangiare. Però fui anche condannata, perché venne dall'alto l'obbligo di mandare via tutti i neonati che avevo in ospedale, perché occupavano un letto gratuitamente, senza pagare. E fu la mia amarezza, perché la maggior parte di quei neonati morì qualche mese dopo la morte della mamma per mancanza del latte. E io cominciai a pensare a fare qualche cosa, ma con che cosa e con chi? Perché sempre, come hanno detto quelli che mi hanno precedute, la malattia dell'Africa è quella di dire non ho niente, che posso fare? E io ho sofferto di quella malattia, come posso farlo? E invece ci furono le mie infermiere e infermieri che mi dissero, ma dottoressa, può pure cominciare anche se non ha niente. Dico, ma scusa, che vuol dire? E stavo pensando a mettere su una struttura che accogliesse i bambini dalla nascita fino all'età dello svezzamento, quindi all'età di 3 anni. Non avevo ancora fatto niente, scoppiò la guerra. E la guerra fu atroce. Nessuno capiva niente. Perché prima avevamo accolto gli Hutu che venivano dal Ruanda. Poco dopo sono i Tutsi che vengono con le armi, e molti di loro erano nati in Congo, avevamo studiato insieme, lavoravamo insieme, arrivano le uccisioni in massa, non c'è scontro tra eserciti, ma si scagliano contro la popolazione civile. Anzi, quando sono arrivati è passata la voce, perché il primo giorno che hanno fatto un discorso, ero lì io, e hanno presentato, il vecchio Kabila presenta uno come responsabile dei cosiddetti Banyamulenge, un nome nuovo, dei Tutsi che erano in Congo, che erano partiti quando il Ruanda è stato preso dai Tutsi.
E quel responsabile non era altro che uno che aveva lavorato con me per 4 anni. Era il mio amministratore dell'ospedale. Su molti punti non andavamo d'accordo, però lavoravamo insieme. Tutti quanti mi hanno cercato, fuggi, perché ti uccide? Io ho detto, preferisco morire qui, ma non fuggo. Non fu facile. La prima cosa che la guerra portò via fu quello di uccidere malati e infermieri di guardia in un ospedale, un grandissimo ospedale molto bello, che era stato costruito dai missionari svedesi a 58 chilometri da Bukavu, l'ospedale di Lemera. Io che avevo studiato tutto in storia, la storia l'ho studiato in Italia, e sentivo sempre che durante la guerra la gente che si rifugiava in convento, nella chiesa o in ospedale era risparmiata, e invece lì erano ricercati e uccisi come degli animali. E io dissi, non lavoro più. Cominciò la mia dura vita, perché fui ricercata. Però non mi nascondevo, rimanevo a casa. E perché conoscevano la mia casa, mi mandarono a chiamare. Io dissi, no, non lavoro con voi. Piuttosto morire. Ma per miracolo mi lasciarono. E fui poi perseguitato in seguito, perché poco dopo ci fu una donna, sempre le donne si mettono in mezzo, mi portò una ventina di bambini, di ragazzi. Il più piccolo aveva 6 anni e i più grandi ne avevano 15. Dice, dottoressa, lei voleva fare un orfanotrofio. Ecco gli orfani. Dico, ma e dove li metto e dove vado con tutta questa? Che cosa ne faccio? Dice, ma comincia l'orfanotrofio. Dico, ma lei sta bene? Dice, sta bene, sì. Se non li vuoi, buttali via. E poi lei darà giustificazione al suo Dio. Io dissi, ma guarda che Africa in cui vivo io. E avevo una casa di sole, 2 camere. E ho vissuto per 2 anni, per un anno intero con questi ragazzi. Io non sapevo, io avevo paura, ma che cosa devono mangiare? Era il mio primo problema. E lo è ancora oggi. Sono i ragazzi stessi che dissero, ma vuoi mandarci via davvero? Qui c'è il terreno, cominciamo a coltivare. Dico, ma sì, ma prima di raccogliere che cosa mangerete? Io lascia perdere, tanto non si muore con la fame. E io ho cominciato a studiare, ad imparare un nuovo modo di vivere. Però mi resi conto dopo un anno che c'era qualche cosa che non andava. Così scrissi ai miei amici, alla Cattolica, e io venni a fare la psicopatologia giovanile e femminile. Dopo il corso mi resi conto che non avevo capito niente. Io dissi, come ritorno? E a Bukavu mi aspettavano per cominciare un lavoro proprio degno di questo nome. Io dissi al mio professore, guarda, non ho capito niente. A che cosa mi servirà tutti questi mesi spesi inutilmente qui? E mi disse, ma guarda, ritornerà dopo, guarda, cerca di comprarti i libri, eccetera. Ho comprato i libri, ma vi dico che non li ho letti. Fino ad oggi non li ho letti. Arrivo a Bukavu, tutti quanti che mi aspettano. Allora cominciamo, dico, ragazzi, non voglio scoraggiarvi, però non so che dirvi, non ho capito niente. E poi cominciarono ad arrivare le prime vittime superstite dai massacri vari. E arrivarono proprio i bambini della cittadina di Makobola, un annuncio che fu dato dalla Radio Vaticano. Io non avevo niente. Dico, ragazzi, come cominciamo? E mio fratello, che lavorava con me, che mi dava sempre, dai, abbi coraggio, abbi fede, come temi. Poi lui disse, guarda, tu ricordati della Bibbia. Dopo la risurrezione di Gesù, Pietro e gli altri apostoli andavano sempre nella sinagoga. E un giorno trovano uno che chiedeva l'elemosina. Allora Pietro si alza, era con Giovanni, credo.
Dice: fratello, non abbiamo né oro né argento, ma quello che abbiamo ti diamo. Alzati e cammina. E tu fai la stessa cosa. Dici: io prima di tutto non ho visto Gesù, non sono vissuta con Lui, non sono Pietro, non sono Giovanni, non sono niente. Non ho quella fede di dire a qualcuno: alzati e cammina. A questi bambini che aumentavano ogni giorno, che dico: alzatevi e camminate perché siete sazi, non c'è da mangiare. Però lui mi inseguì veramente, mi disturbò, non mi lasciava più in pace. Alla fine disse: va bene, accetto, purché tu continui a fare quello che devi fare. Fai il Pietro e io farò forse la Maddalena o non so chi, la Maria o qualsiasi persona. Scherzando abbiamo cominciato una cosa che stupisce tanti, ma prima di tutto stupisce me stessa. Abbiamo creato il Centro Mater Misericordie. Quando si sente dal nome, molti che sono molto sensibili alla Chiesa Cattolica dicono: è la cosa della Chiesa. Però non è così. Io da latinista e anche dal mio attaccamento alla Madonna ho preferito quello. Però i membri appartengono a tutte le religioni. Siamo proprio un'equipe ecumenico, protestanti, anche musulmani, eccetera. E noi continuiamo avanti. Ho detto: ragazzi, con la psicopatologia e psicoterapia che ho studiato non faremo granché, perché avevo chiesto dappertutto in Italia che mi aiutassero per questa psicopatologia causata dalla guerra, e nessuno seppe dirmi niente. Mi dicevano sempre: no, è un'esperienza che non abbiamo ancora avuto. Certo, l'ultima guerra mondiale era lontano. Allora io dissi: riflettiamo insieme e ritorniamo alla riflessione, perché la riflessione è quello che ci può salvare. Che cosa possiamo fare? Io dico: facciamo un censimento. A Bukavu quante etnie ci sono? E quando hanno parlato della guerra tra etnie, e poi siamo... tante etnie non ci conosciamo nemmeno e non possiamo parlare nessuno la sua lingua perché non ci capiremo, diventerebbe una torre di Babel. E abbiamo trovato una ventina di etnie e abbiamo cominciato il primo lavoro: imparare, cercare di chiedere gli usi e costumi di ogni etnia, perché avevamo i bambini che venivano da tutte le etnie, ed è stato il primo lavoro. Poi ci siamo proprio entusiasmati ed è stato il primo stimolo. E così ci siamo detti: per aiutare tutte queste vittime, che non sono soltanto bambini, anche adulti, dobbiamo accompagnarli secondo le loro tradizioni, secondo i loro usi e costumi. E così abbiamo cominciato la psicoterapia adattata alle nostre realtà. Veramente ci sta dando dei frutti. Dopo 10 anni posso dire che possiamo sperare per un futuro più positivo. Perché avendo all'inizio i ragazzi ex soldato che avevano combinato di tutti i colori, e loro se ne pentono, quando raccontano le loro storie uno piange. Non è che siano soltanto condannati dalla società, ma si condannano loro stessi. C'è chi dice: quale sarà il mio futuro? Io ho sporcato le mie mani, ho ucciso anche gente che conoscevo e che non mi aveva fatto niente. Qualcuno dirà: ho ucciso qualcuno senza sapere, però da quel giorno quella donna non mi lascia più in pace, viene sempre quando dormo a chiedermi dove stanno i miei figli, come posso liberarmi io da situazioni simili. C'è chi al ritorno non ha trovato più i genitori, sono morti di crepacuore, perché i ragazzi che fuggevano dal campo di battaglia, che fine avevano? Subito
i signori che avevano le armi in mano andavano ad arrestare i genitori. Alcuni di loro sono morti nelle prigioni. Altri sono stati liberati quando avevamo un po' di soldi per liberarli. Ecco perché alcune famiglie, quando un ragazzino ritornava, la famiglia non voleva accoglierlo. E così noi li nascondevamo. Parlare di questo verso gli anni 97-98 era proprio cosa spaventosa, nessuno poteva dirlo davanti alla gente. Per cui i membri della mia associazione disse: o dobbiamo morire insieme o vivere insieme. Ci prendiamo noi quel rischio di nascondere i ragazzi. Così i ragazzi venivano nascosti da noi. Oggi lo posso dichiarare così perché so che anche se mi uccidessero non uccideranno tutti. Ma è una cosa che abbiamo fatto dall'inizio fino a quando l'UNICEF ha avuto l'autorizzazione di smobilitare i minorenni. E avere un ragazzo ex soldato in casa significava l'uccisione di tutti i membri della casa. E allora, questi ragazzi e i ragazzi orfani che hanno visto uccidere i loro genitori, che erano tagliati a pezzi, non possono dimenticare, però sono testimoni scomodi e sono ricercati anche tuttora. E io dissi: ragazzi, se mettiamo questi bambini insieme, li faranno fuori. Per cui dovevamo cercare una famiglia che accogliesse i bambini. La condizione sine qua non era che la famiglia avesse le stesse origini che il bambino. Quindi il bambino si trovava in una famiglia che parlava la sua lingua, aveva le stesse tradizioni, usi e costumi. E così abbiamo perso le tracce dei bambini. Li cercavano e non li trovavano mai. Alla fine hanno cominciato a ricercare me. Quando parliamo in Congo dei ruandesi, per noi i ruandesi sono nemici, però vi dico che è un ruandese che mi ha salvato. Un ruandese tutsi venne e mi disse: Colette, perché ero sempre accusata. Chi mi accusava non erano ruandesi, mica erano congolesi, che andavano ad accusarmi ai ruandesi. E lui disse: vedo che la tua gente non ti vuole bene. Adesso troppo, è troppo, vattene dal Congo e rimani il più possibile. Me ne andai in esilio, ero già malata. Dopo di me arrestarono mio fratello perché doveva dire dove Colette fosse. Sono stata ricercata, hanno saputo, hanno scoperto che ero a Nairobi e hanno mandato non so quanti soldati da Ruanda in civile per ricercarmi, utilizzando i ragazzi congolesi che mi aiutavano in Kenya. Per fortuna sono arrivati qualche giorno dopo la mia partenza, perché nel frattempo ero andata a Kinshasa. E hanno detto: sappiamo che quando rientra dai viaggi passa sempre per Nairobi. Da allora non sono più passata per Nairobi. Però il lavoro ha continuato, nonostante tante difficoltà. E i ragazzi, la prima cosa che dicevano, perché ad un certo punto si disse che i ruandesi dovevano rientrare a casa loro. E due o tre mi dissero: no, non voglio che rientrino, bisogna che io ne uccida almeno quattro per vendicare i miei genitori. Dopo qualche anno, quei stessi ragazzi che sono cresciuti, alcuni di loro fanno parte di un gruppo che è un'idea che è stata cominciata qui in Italia dal Centro Elder Camera di Milano, quello di creare gruppi di ragazzi che si sentano cittadini di un unico mondo. E quei ragazzi, ero in Italia, mi hanno mandato su cassette: tu che vivi lì vicino ai grandi del mondo, di loro che siamo stufi della guerra, che vogliamo almeno la pace. E oggi hanno formato
un gruppo che contiene ragazze e ragazzi che sono cresciuti, che sono grandi, che portano avanti un modo di riflettere che mi fa riflettere a mia volta, che mi hanno detto: guarda, questo nostro club di pace, abbiamo cominciato a lavorare qui a Bukavu, nei vari quartieri, però vediamo che non ci basta. Mandaci in Burundi e in Ruanda per incontrarci con i giovani di quelle due nazioni, perché sono vittime come noi. E io, senza perdere tempo, ho detto: ragazzi, non volete più vendicarvi? Dice: no, non vale la pena, perché ormai non possiamo ritornare indietro e riavere i nostri genitori. Oggi crediamo che possiamo avere una vita nuova. Dico: ah, siete cresciuti. Prima dell'8 marzo ero a Bukavu, mi dicono le ragazze: siamo cresciute, dobbiamo festeggiare l'8 marzo. E invitiamo la gente, perché parliamo dei diritti dei bambini, dei diritti di noi donne e dei diritti degli uomini. Però ci devi preparare questo e questo e questo. Dico: fate il budget. Non era tanto, ma per me era enorme, $400. Ho detto: ragazze, non ho ancora pagato la vostra scuola, come posso permettermi quello? Però mi ha salvato un'infermiera dicendo: l'8 marzo non è soltanto l'8 del mese di marzo. Quando la dottoressa avrà la possibilità, potrete festeggiarlo in qualsiasi mese. E loro aspettano. Quindi praticamente con questa psicoterapia ho messo in moto anche un altro metodo, quello che è chiamato psicoterapia del deserto. Abbiamo in Kivu 3 centri, Bukavu, il più grande, Uvira e Kamituga. Però ci sono ragazzi e anche adulti che, nonostante il passare degli anni, non riescono proprio ad uscire da quel trauma. E ho pensato a fare la cosiddetta psicoterapia del deserto, cioè portarli da lì dove hanno subito il trauma in un altro posto. E così ho aperto timidamente il centro di Kinshasa. Ecco perché dicono loro che non sono più a Bukavu, ma sono a Kinshasa. E invece sono di più a Bukavu, ma un mese a Kinshasa, uno a Bukavu, uno a Uvira e Kamituga, così non riescono mai a rintracciarmi. E mi perdono proprio, perdo le mie tracce. Però questa psicoterapia sta portando dei risultati. Perché quando un bambino, specialmente una bambina, rimane con un trauma forte, lei comincia a comportarsi diversamente dagli altri, e subito da noi che cosa dicono? È una strega. E quindi dire a una bambina strega significa rovinarle la vita. Da grande nessuno vorrà mai sposarla. Poi lei non può passare da nessuna parte, perché diranno: per carità, buttatela via. E invece, portando queste persone così, si trovano in un punto dove nessuno li conosce e cominciano a riprendere la loro vita dal punto in cui hanno avuto il trauma. Quindi gli anni passati non esistono per loro. E c'è stata anche la sepoltura delle persone da vive. La prima famiglia che ho portato a Kinshasa è la famiglia in cui la mamma doveva essere sepolta viva, è scappata, e invece hanno sepolto viva la mamma sua. E il figlio di 8 anni ha visto tutto quello che hanno fatto alla nonna. Adesso a Kinshasa si sta riprendendo, ha cominciato a studiare, e studia bene adesso, si applica, è sempre fra i primi della classe. E quello che sto facendo, e finisco per dire che sì, l'Africa ha tutte le sue debolezze, ma anche ha le forze. E che noi africani non crediamo, non abbiamo fiducia in noi stessi, perché pensiamo, come si diceva da me,
che possiamo fare? Sempre i miei nonni dicevano, e i bianchi sono i nostri fratelli maggiori. Io dico, anche se sono i nostri fratelli maggiori, non sono loro che devono fare al posto nostro. Il fratello maggiore conduce il fratello minore e insieme camminano. Abbiamo fiducia in noi stessi e costruiremo l'Africa. La speranza è nelle nostre mani. Grazie. Vedete, adesso mi sono fatto prendere un attimo prima dall'intervento di Hélène Ginda, che è un intervento teologico, allora ascoltando Colette e purtroppo dicendole anche di abbreviare, cioè perché i tempi sono abbastanza stretti, mi è venuto in mente il fatto della trasfigurazione, quindi faccio anch'io un po' il teologo, che Pietro, Giacomo e Giovanni vanno su e vedono Gesù così bello, eccetera, eccetera, e dice Pietro facciamo qui tre tende, una per te, una vorremmo starci sempre. E Gesù dice non è il caso e dopo un po' spariscono, eccetera. Un po' è questo, cioè purtroppo anche questo momento di incontro ci lascia un po' con l'amaro in bocca. Abbiamo avuto una visione, avremmo bisogno di approfondire di più, di capire di più, non abbiamo il tempo, però questo amaro in bocca ci lascia la nostalgia. E lasciandoci la nostalgia, spero che faccia di ognuno di noi della gente che da oggi, da domani, da sempre, voglio andare a capire, a conoscere di più, ad imparare meglio le esperienze che abbiamo ascoltato, perché purtroppo i tempi sono molto stretti e in un convegno così non abbiamo, è un po' il momento del Tabor che va poi camminato, conquistato per trovare il tutto che è al di là, eccetera. Quindi grazie davvero Colette di questa testimonianza estremamente bella e significativa e anche questo appello che ci hai fatto. La speranza ce la costruiamo insieme, ma siamo noi africani, che dobbiamo costruire la nostra speranza. È un po' una cosa molto bella questa. Adesso abbiamo terminato, scusate, la parte che avremmo dovuto terminare stamattina. Prepariamo un po', perché questo momento qui adesso faremo una tavolata di gente, di persone che vengono da diverse esperienze dell'Africa. Abbiamo 2 ore di tempo per raccontarci, per parlarne insieme, eccetera. Ecco, come vedete io mi sono anche un po' tirato fuori, volutamente, perché mi pare che sia estremamente significativo che concludiamo il nostro incontro con una tavola africana. Bello. Sono tutti africani. Il senso di questo incontro, di questa tavola rotonda, è proprio questo interrogativo che abbiamo posto. L'Africa, come tutti noi, abbiamo il diritto al futuro e il futuro è nelle mani dei giovani soprattutto, e a noi adulti tocca il compito di fare in modo che questo futuro, che questi giovani lo abbraccino con tutte le forze, con le braccia più lunghe possibili, questo futuro. E allora ascoltare quali sono un po' le loro prospettive, i loro problemi. Da dove, c'è qualcuno che ha vissuto dei drammi, c'è per esempio l'amico qua del Sudan che vi racconterà, profugo dal Sudan, la guerra, c'è gente che viene da situazioni tragiche, eccetera. Però noi vi interroghiamo un po' sulla speranza. L'idea di dire, a partire da questo mondo, dalla vostra età, di essere giovani, di essere persone che guardano in avanti, eccetera, che vengono dal continente africano, qual è il vostro dramma e la vostra speranza? Vi chiedo, purtroppo non abbiamo moltissimo tempo, di essere brevi, ma un po' quest'idea qui buttiamocela dentro in maniera tale che ci resti in noi la nostalgia di camminare insieme, di fare in modo che i vostri sogni diventino i nostri sogni e che i nostri diventino i sogni un po' di tutti per un mondo più bello e più giusto, perché fondamentalmente poi la cosa è questa. Per cui vi chiedo anche che un po' brevemente, ma che ognuno dica chi è, un momentino la sua storia, qual è il sogno che si porta dentro, che speranze vede per la propria vita e per il continente africano. Questa è un po' la cosa che vi chiedo, come aiuto che date a noi europei, a noi italiani, per imparare di nuovo, noi che contiamo solamente i conti, guardiamo la televisione e ci parlano solo della borsa,
ci parlano solo l'economia va bene, l'economia va male, questa cosa qui ci rende, quest'altra cosa non ci rende, questa cosa qui, il nostro programma è stato approvato dai mercati ed è stato disapprovato dai mercati, ormai pare che siamo tutta gente che conta soltanto dei numeri, che conta solo delle come dire, le cose che si toccano con mano, eccetera, che non ha più il coraggio di immaginarsi qualcosa di diverso, che non ha più il coraggio di credere che anche un sorriso fatto insieme, un cammino fatto insieme, poveramente, a mani nude, eccetera, può diventare una cosa importante. Di fronte a questo mondo dove si risponde ai drammi con la guerra, con le armi, dove solo chi ha più armi, chi ha più armate è più potente, dove ormai le armi sono diventate il prolungamento della nostra vita, mostrando una debolezza enorme dal punto di vista umano. L'idea di dire abbiamo una speranza che ci nasce dal fatto di essere tutti donne e uomini, dal fatto di avere una cultura, una storia, delle cose belle che vengono dal vostro continente, che sono misconosciuti, io penso che questo racconto diventi importante anche per noi. Questo è un po' il senso di questa tavola, di questa sorta di tavola quadrata, rotonda. A me piace chiamarla tavola africana, che parla agli italiani. Ecco, questo è un po' il senso di questo incontro. Okay. Per cui comincia pure tu. È da 2 anni e mezzo, quasi 3, che sono qui per studiare in cooperazione. Vengo da una famiglia, sono camornese, vengo da una famiglia veramente umile. La mia mamma è una maestra, un'insegnante, e siamo 10 figli e sono la prima nata, l'ultima a 7 anni. Da poco che è rimasta, diciamo, vedova, per dire che da sola con 7 figli non è facile in Africa, con un salario di 100 euro al mese, senza contare i figli delle sue sorelle, che, perché la situazione, come hanno detto i miei fratelli prima, è la stessa cosa dappertutto. Per poter venire qui sono dei sacrifici. Il mio obiettivo è quello di tornare a mettere in pratica quello che sto studiando, ma il problema è come lo devo fare, come mettere in pratica. Ecco perché mi sono avvicinata a questo incontro, per poter incontrare la gente che che lavora sul terreno, così mi possono dare sul piano pratico quello che sto studiando a scuola, ecco. Je suis en Italie il y a cela 2 ans. Et je viens du Tchad. Je viens d'une famille de 24 enfants. Mon père est polygame, donc il a plus de 5 femmes. Malheureusement, il est resté avec une femme. Bon, ma mère est la première, elle s'en est allée. Donc, c'est une femme qui a fait 10 enfants. Et je suis l'unique de mes 24 frères en Europe, en dehors de l'Afrique, en dehors du Tchad. Je m'appelle Salto Code Jérémy, je fais les études en coopération internationale et politique pour le développement. Ce n'est pas mon père qui m'a envoyé en Europe, ce n'est pas aussi mon pays qui m'a envoyé en Europe, mais je suis venu en Europe parce que j'ai connu des personnes et je me suis dit que peut-être de l'amitié, on peut sauver quelque chose de nos pays ou bien de notre continent. Et je suis arrivé ici comme tout jeune Africain, qui perd son temps peut-être à penser ou bien à rêver une Afrique libre, une Afrique indépendante, une Afrique avec sa raison de vivre, sa raison d'être. Je me suis fait toujours des idées que, bon, peut-être venant en Europe, je vais faire des études. Quand je vais rentrer en Afrique, je peux faire quelque chose, du moins pour mon pays. J'étais choqué, j'étais franchement déçu parce que quand je suis arrivé en Europe, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Franchement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Parce que je n'ai rien à chercher ici. Et je ne le dis pas parce que, pas que l'Europe n'est pas belle, pas que l'Europe n'a pas de bonnes choses, mais c'est parce que je peux être content, je peux être heureux, je peux avoir tout, avoir une maison dormir, avoir des documents, mais je peux vivre, manger du matin au soir, mais j'ai en Afrique, j'ai au Tchad, j'ai
peut-être mes voisins au Soudan, j'ai en Somalie des gens qui n'ont même pas de quoi manger le matin. Donc je dis, je ne me résolus pas vraiment étant ici en Europe. Et qu'est-ce que je peux faire? Parce que quand j'appelle en Afrique, j'essaie de parler avec mes frères, je dis bon, on fait ça, personne ne me comprend. Parce que le rêve de tout Africain qui n'a jamais connu l'Europe a une autre Europe qu'il rêve et il veut venir en Europe. Donc quand tu leur dis, l'Europe qu'on rêve n'existe pas et il faudrait bien voir les réalités en face, essayer de comprendre la situation et faire de nos réalités africaines une vie nouvelle, une vie qu'on peut espérer, personne ne te comprend. On te dit, voilà, tu es allé découvrir et voilà, tu ne peux pas aussi laisser les autres aller découvrir ce que toi tu as vu. Mais franchement, je vous dis, il y a une seule chose qui me tient au cœur et pour laquelle je vais combattre et je combattrai autant que je vis. Et j'admire franchement Eugenio et quand il parle, ça me donne l'émotion, ça me donne le courage. Et je dis, mais comment est-ce que cet homme-ci arrive à parler de l'Afrique si comme il était africain? Mais quel est l'intérêt qu'il a à faire tout ce tour-ci? Et je dis, mais qu'est-ce qu'il gagne? Donc, je l'admire, mais je ne l'admire pas pour ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait, il n'a pas encore fait quelque chose. Parce que l'Afrique a vécu, disons, peut-être 500 ans de souffrance. À part les 300 ans, les 3 siècles, l'Afrique a vraiment souffert. Moi, je ne peux pas être ici devant mes chers amis, mes chers frères, pour dire merci pour ce que vous aviez fait. Parce que vous n'aviez rien fait. Vous n'aviez rien fait encore. Parce que 3 siècles, ou bien 4 siècles de souffrance, même si vous donnez franchement des centaines de dollars ou bien des centaines de millions de dollars aux Africains, chaque mois, vous n'aviez rien fait. Parce que l'Afrique ne va jamais être ce qu'il allait être et l'Afrique ne sera jamais ce qu'on veut qu'elle soit parce que nous sommes en train de chercher une espérance qu'on n'en a pas encore. L'Afrique n'a pas de rêve. L'Afrique n'a pas une espérance parce que imaginez tout un continent qui n'a pas une compagnie d'avion, tout un continent qui n'a pas de banque, tout un continent qui n'a pas de salaire. De monnaie, tout un continent qui n'a pas de conseil. Nous ne sommes pas à une époque moderne, nous sommes en train de voir surpasser une époque nucléaire. Mais l'Afrique n'a pas de capacité technique, n'a pas de capacité électronique pour pouvoir franchement donner un futur ou bien une vie digne à ses enfants. L'Afrique n'a pas encore amorcé son histoire en tant que telle. Excusez-moi, je ne veux pas être hypocrite, mais je ne peux pas rester ici, dire merci mes frères pour tout ce que vous faites pour l'Afrique parce que vous n'aviez rien fait. Et je ne vous demande pas, vous n'aviez rien fait sur le plan économique, sur tous les plans, vous n'aviez rien fait. Parce que ce qu'on doit faire, on doit commencer à comprendre que ce que l'Africain veut, c'est sa dignité. Parce que si tu accueilles quelqu'un chez toi, tu dois comprendre quel est son intérêt. Qu'est-ce que cette personne-là rêve dans sa vie? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que tu ne vas pas m'appeler chez toi pour me donner tout et me dire de faire ce que tu penses. Tu ne peux pas m'appeler chez toi, me mettre dans des conditions de tranquillité, me donner tous les documents et après m'appeler un pauvre. Je ne suis pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est appauvrie. Donc, c'est des petites choses. Mais qui nous font... Il y a celui qui arrive en Europe pour chercher sa vie personnelle. Comme le disait ma voisine du Cameroun, Hélène, disait bien avant, un Africain qui va de l'Afrique, il dit, je vais chercher la vie. Donc, quand il arrive ici, il s'en fiche. C'est-à-dire, quand on tient des conférences, quand on parle du futur de l'Africain, ce n'est pas son problème. Parce qu'il est là, dans sa petite vie, dans sa petite famille, il fait sa vie. Voilà, il fait tous les désordres qu'il veut, mais pour lui, l'Afrique n'a pas de futur. Mais qui part de l'Afrique avec une espérance, qui dit que peut-être de là-bas, je peux voir quelque chose, je peux changer quelque chose. Et il se rend compte qu'ici, ce n'est que confusion, il ne vit pas. Il peut avoir, peut-être, il ne peut pas payer la maison, il peut avoir une maison gratuite, il peut avoir une voiture, il peut avoir tout le luxe possible en Europe, mais il ne vit pas. Parce qu'il ne se voit pas que dans sa vie, il réalise quelque chose. Des fois, je me dis, quand je me vois, je dis, j'ai 26 ans, et voilà, je suis venu en Europe,
Et je suis allé d'un rêve et je suis en train de rêver peut-être encore. Et je dis, mais qu'est-ce que je peux laisser de mon existence? Quel est ce que je peux faire comme don à mon pays? Qu'est-ce que je peux faire vraiment comme don à mon peuple? Vu que jusqu'au niveau où je suis arrivé, je n'ai rien compris de ce que nous sommes africains, de l'existence du monde. Nous n'avons pas un corps, on n'a pas une histoire. Parce que toute l'histoire qu'on a, ce n'est qu'une histoire qu'on nous a fait comprendre que c'est cela notre histoire. On ne fait que se lamenter parce qu'on a été traité mal à travers l'esclavage, la traite négrière. On nous fait savoir que nos parents étaient des colons, des Gaulois. Ça, c'est des conneries que l'Europe nous a enseignées. Excusez-moi, mais nous sommes jeunes. On veut changer ce monde. Il faudrait qu'on se les dise en face. Et en Afrique française, on nous fait savoir que nos parents étaient des Gaulois. Mais ça c'est des conneries des colons. Peut-être que vous n'en êtes pas là. Donc, l'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique ne fait que se lamenter. Quand les Européens arrivent en Afrique, c'est vrai, ils font des bonnes choses, ils font des très bonnes choses, et j'apprécie. Mais ils font rêver nos enfants d'une Europe qui n'existe pas. Parce qu'ils disent, chez nous, on fait comme ça, chez nous, on fait comme ça. Et en Afrique, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Et c'est toujours notre voisin européen qui vient chez nous, qui fait quelque chose pour nous. Et il nous fait savoir qu'il fait quelque chose pour nous. Et quand il nous fait savoir qu'il fait quelque chose pour nous, nous, on cesse de faire quelque chose parce qu'on se dit que, voilà, c'est toujours eux qui font pour nous, alors ils le feront. Nous, on veut notre dignité. Et écoutez-nous, basta, perché questo mi sa che stanca pure. La verità quando ascolti tanto ti stanca, quindi è giusto, mi fermo qua e voilà, vogliamo la nostra dignità. L'altra Africa è finita dal XV secolo. Questa era la vera Africa. Io penso che dobbiamo cambiare di discorso. E questa è la verità. Aiutateci. E l'Europa, prima di aiutare l'Africa, deve aiutare se stesso. L'altro giorno, alla televisione, un ragazzo che si sveglia, prende una pistola, va a un'università a sparare su dei ragazzi come lui. Se questo è lo sviluppo, l'Africa non vuole uno sviluppo così. Ti svegli la mattina, prendi la pistola, vai a sparare su dei vicini perché c'è un cane che abbaia. Se questo è lo sviluppo, l'Africa non lo vuole. Noi dobbiamo cambiare discorso. Nel 1965 l'UNESCO scrive 9.000 anni di storia dell'Africa, dalla fine del Neolitico fino al 700 dopo il Cristo. E questi 9.000 anni di storia io l'ho diviso in quattro parti. L'Africa nel buio è la prima parte, la seconda parte la vera Africa, la terza l'Africa della colonizzazione, l'Africa della dipendenza e la quarta l'Africa dopo l'indipendenza, dopo la seconda guerra mondiale, che è un proseguimento della terza. Io sono griot cantastoria. Mio padre mi insegnò l'Africa, la vera Africa, ma non si diceva che l'Africa era sottosviluppato. Se a quel punto, nell'alto medievo, nel 1235, all'inizio del XIII secolo, tutta l'Ovest Africa era un impero, 11 paesi oggerna. Non si può dire che l'Africa non aveva tecnica di organizzazione sociale, ma a parte del momento che l'Africa è sceso del suo treno e ha preso un altro treno e gli hanno detto emancipazione. Che se l'Africa voleva sopravvivere, doveva emanciparsi a delle tecniche nuove, a delle ideologie nuove. E siamo scesi dal nostro treno, abbiamo preso un altro treno che non è nostro. Perché questi discorsi? Aiutateci, scendiamo di questo treno.
riprendiamo il nostro vecchio treno e costruiamo un altro treno per andare avanti con gli altri. E questa è la verità per noi africani. Io parlo spesso con gli africani, ma non con gli occidentali. Esisto qui in Italia e per informare queste nuove generazioni occidentali che cosa sta succedendo in Africa. E Hutu, Bambara, Manding, Malenke, Bamilenke, che si battono. Perché? Perché c'è qualcuno dietro. Ci sono problemi più gravi della condizione dell'Africa e non si parla la schiavitù. Perché non si parla? Perché Condoleezza Rice è in America, fa parte di quelli, l'esterminazione, le pelle rosse, dove sono? Sono i veri americani, questo è un problema più grave di noi. A noi se abbiamo soltanto lavato il cervello. E quello che diceva Sekou Touré, Ahmed Sekou Touré, disse che l'Africa stava dormendo sotto i suoi grandi alberi, senza problema, arrivarono due topi. Come in Africa noi mangiamo con le mani, la sera quando non ti lava le mani c'è una specie di topo che viene, che ti comincia a mangiare le dita. E se ti svegli, soffia, non senti più niente, ti rimette a dormire. E quello che è successo all'Africa, che la colonizzazione e le religioni. Gli arabi arrivarono in Africa nel XI secolo, hanno fatto la stessa cosa, prendere le cose. Io sono mediatore culturale, vado nelle scuole, un giorno andò in una scuola elementare, un bambino mi dice, ma perché voi siete qui? Ma perché voi venite qui in Italia? Prima di rispondere, un altro bambino gli disse, sono venuto a riprendere quelli che ci abbiamo preso là. Ah, ho detto, ecco il figlio di Melandri. Ecco il figlio di padre Silvio. Perché sono le gente che parlano con i bambini, che dicono la verità ai loro bambini. E per quello mi piace, io sono mediatore culturale, parlo con i bambini. L'Africa è povera, l'uranio, il plutonio, i diamanti, tutti, il petrolio, siamo poveri ancora. Non perché siamo poveri? Perché non possiamo arricchire l'uranio. Ci hanno portato la macchina, ci hanno insegnato a guidare la macchina, ci hanno insegnato a riparare la macchina, ma non ci hanno insegnato a costruire la macchina. Allora ragazzi, fratelli, proviamo a costruire la nostra macchina in Africa, non qui. Non dire aiutateci, perché ci devono aiutare loro? Noi dobbiamo aiutarci a noi stessi e questa è la realtà. Grazie.